Anfaccia a tutti ragazzi, qui è il vostro cane lupo e benvenuti nelle cagne. Perché ho sbagliato. Detto questo, ragazzi, volevo farvi vedere. Innanzitutto, non ho cane solo mid, ma volevo farvi vedere i match. Questa è una cane solo mid, ragazzi, però ci hanno messo bot. Ho chiesto se potevo andare mid, ma hanno detto io no. Quindi andremo bot con Yasuo di carry, come se fosse una mid con Yasuo, diciamo. Ecco, prendiamola così. Siamo contro Miss Fortune, che ha un bel win rate, tra l'altro. E giochiamo contro il platino 1 di 4. Quindi l'MMR è di certo alto. E noi abbiamo appena fatto il gold 2 e il gold 4. Se non sbaglio, se non erro, forse devo prendere Exhaust anch'io. Exhaust io non hanno Ignite. Allora, in bot si gioca totalmente diverso Yasuo, perché non si tende ad aggrare troppo ai primi livelli per via del fatto che loro sono range ed hanno parecchi CC in realtà, perché Alistar con WQ non ci permette di fare il windwall e noi portiamo il windwall a livello 2, a livello 3, non a livello 2, quindi questa è la caratteristica principale di questo matchup. Solo vedendolo capisco benissimo che non posso aggrare livello 2, non posso aggrare livello 3. Dovrò aspettare livello 4 e il primo recall, che saranno probabilmente le Berserker, per andare più agro. E builderò Runet King sta partita, o se no PD primo item, o se no PD Runet King. Comunque vedremo più in là nel game. Un'altra cosa molto importante è che lascerò pushare loro per due motivi. Uno, il nostro jungler inizia a bot side. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che si troverà a top side verso il minuto 3. Il loro jungler inizierà a top side, immagino, e si troverà a bot side verso il minuto 3. Quindi avrò una lane che verso il minuto 3 fino al minuto 4 e mezzo sarà in pushing verso di noi, in modo tale da non rischiare la morte o il gank di Kindred. Ah, cioè mo. Ma pensa bene, non penso di averle. Quindi mi si è abbassata la sedia. Alziamo un po' la sedia allora. Eccoci qua. Adesso va meglio. Questo adesso sono troppo alto però. No, invece no. Ah, qui è una visuale migliore. Sì, io mi fa così però si fa ci fa pushare. Quindi Force Blood da parte. Ma è possibile che Void sia morto 1v1 contro Mordekaiser? Mordekaiser non dovrebbe avere proprio il danno fisico per killarlo. Ma Yuumi che sta a fa'? No, Alistar ha fatto sta cosa. Perché i minion vanno qua? Ah! Non portarli sotto torre. Ma che cazzo fa questo? Ragazzi, allora, questo è il problema. Abbiamo bot, un matchup che non è troppo buono. Che vuol dire? Che Yuumi è scarsa in culo. E questo non è neanche buono perché la wave adesso si resetta male. Cioè la wave si resetta malissimo ora. Ok, l'abbiamo. Siamo riusciti a salvarla. Guardate il tempo, che minuto è e che minuto Kindred dovrebbe essere qui. Quindi ci siamo riusciti a tenerla così. Cerchiamo di non trollarla adesso. Quindi continuiamo a tenerla qua. Mi spiace un po' che. A parte Kindred ha vinto 50-50. Mi spiace un po' che. E non capisco come sia possibile, sinceramente. C'è Kindred, ma io lo W. Buono. È Chillas fuck. Cioè se c'è Kindred bot non è un problema, sopravviviamo sicuro. Potrei regalare e andare di Berserker in realtà, infatti è quello che farò. Però
Prendo il Berserker, super buono. Non abbiamo Sams, quindi rimanere non ha senso. Kindred potrebbe essere botte. Non la frizza neanche, mi sa. Forse ce la fa. Sì. No, non ce la fa a frizzarla. Perfetto, direi. Niente pink più, mi non l'avevo presa io. Non l'ha frizzata, appena fatto il 4 si sono messi bene. Un po' sotto di CS, ma non siamo messi per niente male. Anzi, aggiungerei che siamo messi veramente tanto tanto bene. Ah, lucky, 3 med. Purtroppo qua non potevamo aggrare. E ora la frizziamo. Va benissimo, mi allontano da questi CS. Dovrebbe killare la Cassiopea in teoria. Buono. Buonissimo. Veramente, veramente good. Kindred ha pure flashato, quindi dal 5, ancora al 4. Noi facciamo. Il prossimo nostro livello sarà il 6. Ok, prenderò pure una blettitore. E sarebbe anche potuto pushare anche la prossima wave. Che è quella col cannone, purtroppo ci metteremmo un casino a pusharli in realtà. Però è importante perché prendiamo un'altra plate e poi pushiamo la prossima torre. Quindi credo sia veramente, veramente. La prossima wave, credo sia veramente, veramente good. Ah, Yume si unita a me, niente plate. Minions. Nice. Non ha senso adesso sta facendo Alistar. Execution della partita MF, abitato in maniera intelligente. L'execution è un'ottima idea contro di noi. Credo contro la DZ al contro quel team. Siamo veramente molto molto head. Non possiamo frizzare qua. Cioè non possiamo andare back. Hanno frizzato. E Kindred era qua però. Allora, PD potrebbe essere buono perché ci dà anche un po' di tankiness. Sinceramente non so se sarebbe buono fare la PD, cioè la PD potrebbe essere molto molto good, però. Ma vediamo. Buono. La Lone King sarebbe pure buona, l'altra PD ci permette di non morire. Diciamo. È fatta così, è veramente buona, però non so se fare PD. Un'altra plate? Ma ci sta. Andiamo back. PD sarebbe veramente un buon item in realtà, però non so se. Cioè, il game è veramente troppo good. Il fatto è che dopo che faccio PD, non posso mettermi a fare la Runet King, no? Ho preso questo qua per la Runet King, ma vediamo. Magari se sono tanto head posso fare sia PD che Runet. MF no Exhaust. Chi è del topside? Allora è free.
C'è un MF qua? Vabbè, il MF è zonato, va benissimo così. Non è più in range. Buono, non è il range per fare la ulti. Ho premuto R sulla Kurizaka, non è il range. Un po' di HP della Dormid, veramente good. È la torre più importante, quindi prendere HP della Dormid è veramente buono. Andiamo bot. Abbiamo anche l'APD, veramente good. Buono, siamo molto molto ahead rispetto a MF. Sarebbe stato meglio avere un po' di farm in più, però è ok. Merda. MF Flash. 4 bot side, ok, fine. Potevo non morire, in realtà, decisamente, però... è ok. Hanno sprecato tantissimo tempo. Herald mid? Molto buono. Molto buono. Veramente molto buono. Zac è qua sbagliato, andare così deep, spero bel flash, ok. Flash anche di... mamma mia, vai via, corri. Flash anche di Cassio. Di Kindred. Kindred è bello strong. Ho usato Rial? Sì. So close, era venuto pure Kindred da dietro. Sta partita è un bel po' laghi. Play bot side, please. Top painting and mid 2. Just play on mid, Zac. Tanto mid sta intanto e pure la top, quindi tanto vale che sia solo su di me, Zac. Questa cassa qui è un piano Q, porca puttana. Ha flashato per un Alistar. E magari manco lo killano. Sali stare bravo qua, sarebbe potuto scappare. Un piano a Q, Cassio via. È allucinante. Non mi ha neanche lasciato la mid. Zac deve rimanere solo bot. Hanno preso first blood tower noi perché abbiamo preso la mid. Poi loro hanno preso top. Mordekaiser è enorme. Questo è un problema. Azzi non è troppo forte. Però magari mi servirebbe un item MR contro di loro. Magari QSS. Se fosse stata Yumi qua prima, probabilmente mi sarei salvato, però. Se avessi giocato meglio, pure mi sarei salvato. Però. Io da Hero for Real. Zac! Why you top? C'è pure Azir. E c'è pure il drago. Bot, please. Come.
Ma Cassiopeia che fa? Il drago ventre l'hanno preso loro. Sì, è tosta. Anche io spiego, vuol dire che stiamo fedando, no? Noi. Ai ai ai. Questi giocano molto male, giocano. Io vado a farmare da solo. Sia i miei teammates che loro in realtà giocano molto molto male. Il loro Lazir non è per niente bravo. Non recalano, continuano a fedare. Ma perché Zac ha fedato senza danno lì? E perché Volibear non va cazzo in a fare la e poi Q via? Usciamo qua. Dobbiamo cercare di fare l'immunizzazione il prima possibile. MF è ancora molto blind, ma arriverà il momento in cui avrà gli item. Il problema è che MF ha l'exhaust e ha i miei stessi minion. È il stesso livello, cioè, capito? Non dovrebbe essere... Dovrei stare più ahead. Sono ancora bot questi. Ma che cazzo fanno? Ma noi continuiamo a farmare qua. Oh, questo chi era? Morde? Ah, c'è Ignite, Mordekaiser. Arriva a Zirtop. Ah, qua sbaglio io. Lo gioca molto meglio e scappa verso di qua. Però immaginavo che lui facesse un giro diverso, ma... Siamo platino 1, cioè no. Penso li stia sopravvalutando troppo. Zac dovrebbe stare solo dove sono io. Kindred è bello strong. Noi siamo molto molto forti, abbiamo 90% crit. Adesso, squadra 70. No, ma non infatti avevo trollato. È la fase di Yasuo. Questo dovremmo difenderlo. Ho il livello 11 rispetto a MF. E adesso sono molto molto strong. La solo kill di morte mi ha portato molto molto head. Qua io devo cercare solo kill, principalmente. Yumi, ma che cazzo? Flash Alistar? In piena Q Cassiopeia comunque, eh. Io ora andrò su Enten Infinity. MF continua a perdere exp comunque. Morde viene bot. E Morde è tosto da buttare giù. Credo che lo potrei killare anche senza Ignite. Tanto non ce l'ha neanche lui, è tra poco l'APD. Ma vediamo. Buono, siamo un po' più safe qua. Se noi possiamo lasciare Nashor.
Loro non se l'aspettano. Mordekaiser è appena morto. Azir e Bot andranno sicuramente al drago. Abbiamo un bel team per farlo. Sicuramente se avessimo avuto un bel team per farlo non l'avrei fatto. Questo è ovvio, lo possiamo fare perché abbiamo un bel team per farlo. Ma loro lo sanno. What? Ucci. Potevo non flash anch'io. Cassio Mount. Cassio va al drago da sola. Se Zac avesse tankato un po'. Non capisco cosa abbia fatto Zac. Sinceramente, qua quello che volevamo era non ingaggiare, ma giocare safe, tra virgolette. Però non possiamo aspettarci, nonostante non abbia mai gankato top. Nel senso, le bot, nel senso, gli ho detto una cosa: da gioca solo bot side, non ci ho mai giocato. Quindi, nel senso, non possiamo aspettarci molto da una persona del genere, no? Che fa un po' come cazzo gli pare. Abbiamo lì. Adesso cosa buildiamo? Credo sarebbe buono buildare QSS. E andrò di QSS. Vieni un po', Yumi. Volibear, sta cosa? Non la deve fare, sta da solo. Nessuno è sulla mappa e lui sta qua. Vai via, non puoi. Mamma mia, anzi, meno male che sei scarso, guarda. Comunque ottimo exos di Kendall quando è entrato Azir. Noi siamo strong as fuck adesso, veramente. Siamo molto, molto forti. Sono livello 13, MF10, sono sopra livelli su tutti. Very buono. Qui si può fightare. Questi non possono stare così avanti. Ho sbagliato, lo giuro meglio. Avrei potuto giocarlo molto meglio. GG. GG. Nice game, bella cane solo mid questa. Giocata in bot però un po' spezzato. Hai visto, la MF è di 4 smurf, quindi sarà stata di 2. Perché sul main non hard stompo allora? Non si sa. Più 46, solo 46 gold 4. Cioè, se ci metteremo un bel po' a salire di Ero qua. Ci metteremo un bel po'. Ragazzi, questo era l'episodio di oggi. Facciamo così. Da oggi in poi, nel caso in cui tutti e tre video caricati lunedì, mercoledì e lunedì, mercoledì e giovedì, perché venerdì esce la Glides. Lunedì, mercoledì, giovedì dovessero raggiungere i 3700 like totali. Proprio 3700 non lo so, però 3700 like totali sui video della Cane Solo Mid. Il sabato vi caricherò un altro video della Cane Solo Mid. Se no, no. Quindi partiamo da questa settimana, da lunedì, e vediamo come va. Un bacione dal vostro nome, ragazzi.